Sta per andare in onda Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, programma condotto da Massimo Bonella e Alviano Appi, ospite Flavio Ciucani. Dunque alle 19.06, una buona sera, siamo in diretta qui da Radio Science TV, in studio Massimo Bonella collegato via Skype da Mestre, dalla sede di pianetaoggitv.net, testata giornalistica online. Collegato via Skype da Pordenone abbiamo Alviano Appi dell'Associazione Culturale Il Sicomoro di Pordenone. Dunque prima di partire con la trasmissione vi devo dare una notizia che può avere una certa, insomma, essere un po' interessante. Dall'INGV una sorgente di magma che può generare terremoti di magnitudo significativo è stata scoperta in profondità sotto l'Appennino meridionale nell'area del Sannio Matese dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dal Dipartimento di Fisica e Geologia dell'Università di Perugia. La sorgente potrebbe anche generare terremoti più in profondità di quelli finora registrati nell'area. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista Science Advances. Detto questo, vediamo di dare un'occhiata anche alla nostra homepage di Pianeta Oggi TV. In primissimo piano un articolo tratto dalla testata Antimafia 2000 dal titolo Giulietto Chiesa, ecco come difenderci dall'attacco dei padroni universali. Poi abbiamo un comunicato stampa di carattere regionale, l'Eco Istituto Veneto informa, tra altre cose anche questo Eco Istituto conosciuto a livello nazionale, praticamente domenica 14 gennaio in via Colmoschin 20 a Mestre c'è un incontro culturale con il professor Michele Boato, che è il presidente dell'Eco Istituto Veneto. Questo nel pomeriggio. Poi andiamo avanti, il nostro settimanale Pianeta Oggi Report, quello che va anche sul circuito del digitale terrestre e radio in FM stereo, dunque dedicato ad un'intervista realizzata a Trieste a Giulietto Chiesa e a seguire l'arte contro le mafie, interviste ai ragazzi di Our Voice. Questo settimanale, lo ricordo, va in onda in collaborazione con l'emittente online RSP Radio Science TV di Treviso. Dunque, poi abbiamo altri articoli relativi all'antimafia, ve ne cito solo uno tra i più importanti: trattativa Di Matteo dai familiari di Ciancimino, conferme a sue dichiarazioni. Poi ancora un altro settimanale di Pineta Oggi Reporter dedicato al ricordo del giudice imposimato. Quindi c'è un numero, diciamo, come dire, straordinario che è stato riproposto qui a pianetaoggitv.net. Lo trovate a taglio medio. Poi ancora speciale Pandora TV 19 luglio 1992, 2017, in che stato è la mafia, in collaborazione con Pandora TV di Roma. Infine sempre settimanale con l'intervista al dottor Giovanni Giaulin, la tematica è la seguente: cosa è cambiato a 100 anni dalla rivoluzione russa. Si parlerà di questo, verrà fatto un approfondimento grazie al dottor Giovanni Isnaolini. Alle 19.10 io cedo la linea subito ad Alviano Appi, che è pronto con in collegamento un ospite molto interessante, altresì importante. Dunque a te, Alviano, la parola. Noi ci sentiamo al termine. Grazie Massimo e buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Abbiamo finito da qualche giorno le cosiddette il periodo natalizio, quello che per gli antroposofi, per Rudolf Steiner, erano le 12 notti sante, che
che andavano dal 24 fino al 6 di gennaio, dalla nascita di Gesù all'arrivo dei Magi. Il Natale è una festività, è un periodo che viene riconosciuto non solo dalla Chiesa Cattolica, ma anche, appunto, come avevo accennato prima, da altre conoscenze esoteriche, dall'antroposofia, ma anche dai saggi indiani, come un momento di particolari energie cui l'uomo può attingere per evolvere maggiormente se stesso. Però ha una particolarità il Natale, che è quella di polarizzare moltissimo le cose intorno a noi. Perché dico questo? Dico questo perché è il momento in cui ci sentiamo più buoni, ma forse è anche il momento in cui ci possiamo accorgere che di buono, di veramente buono intorno a noi c'è veramente molto poco in questo momento della storia umana. Allora, io parto da questo concetto di bontà del periodo natalizio per presentarvi l'ospite di questa sera, che è lo storico ricercatore Flavio Ciucani. Buonasera Flavio e grazie per aver accolto il nostro invito. Buonasera a te Alviano, buonasera a tutti i tecnici e i radioascoltatori. Ecco, io parto perché avevo trovato molto interessante un tuo articolo che penso che tu abbia presentato anche sulla tua pagina Facebook. Io non ho Facebook, ma penso che chi sia interessato possa andare anche ad approfondire là. Ma voglio partire a parlare con te proprio di questo. Quindi tu inizi a dire che nel periodo natalizio è difficile sentir parlare di falsi profeti perché tutti si sentono più buoni. Ecco, beh, allora sì. Parliamo prima di arrivare ai falsi profeti, proviamo a parlare un po' di questa bontà double face che c'è, che possiamo respirare in questo momento natalizio. A te la parola. Grazie Alviano. Niente, io ho fatto una considerazione molto semplice, nel senso che noi siamo circondati sotto le feste di Natale di tante, diciamo, tanti richiami, chiamiamole così, richiami. Abbiamo tanti richiami che, se noi andiamo a ben considerare, nulla hanno a che vedere con il Natale di per sé. Noi il Natale ricordiamo la nascita di Cristo, che per i cristiani è il fondamento essenziale non solo della propria fede, ma anche della propria vita. E quindi la nascita di Cristo significa essenzialmente vedere colui che, tra tutti quanti i profeti che sono apparsi sulla terra, ci ha dato degli indirizzi che sono talmente logici e talmente pratici che per cui è possibile cambiare il mondo, nel senso che lui ce lo ha promesso, il nuovo mondo, ci ha promesso un nuovo regno, e ad una lettura dei Vangeli questo nuovo regno è possibile, è fattibile, e lui ce l'ha spiegato. Ora, da questa considerazione mi sono derivate altre idee, e cioè: perché parliamo soltanto di falsi profeti quando qualcuno parla di spiritualità, o parla di religione, o parla insomma di qualcosa che tocca la sfera religiosa?
Facendo un'analisi storica da ciò che è successo nella storia, ciò che è successo in realtà nella storia, e noi, se noi andiamo a vedere effettivamente, come per esempio sono nate le varie chiese dal 500 in poi, lasciamo perdere la prima, diciamo, separazione tra la Chiesa ortodossa di Occidente e la Chiesa ortodossa d'Oriente, cioè la Chiesa cattolica alla Chiesa ortodossa. Anche lì c'è stata un battibecco, diciamo, teologico, e tutti e due si sono praticamente si sono dati degli eretici, uno ha detto eretico all'altro, addirittura anticristo all'altro, falso profeta all'altro, si sono scomunicati e oggi magari vanno a vedere quello che hanno in comune. Il mondo ci ha messo molto poco a dividersi effettivamente sulla molto parola di Cristo. È difficile poi riunirsi, questo è il problema. Esatto. Perché se l'uno è vissuto come anticristo dell'altro, logicamente le cose sono state sempre, il mare si è sempre più divaricato, cioè nel senso la distanza si è sempre più allargata, più allungata. Anche dal 500 in poi, quando sono nate le religioni protestanti, le religioni protestanti sono nate con l'accusa di essere l'uno, l'essere l'anticristo dell'altro. Ora, se anticristo significa soltanto questo, cioè non accettare alcune idee o addirittura criticare alcune idee, perché oggi si dice, oggi Papa Francesco ha detto che tutto sommato quando stati affissi le considerazioni davanti alla cattedrale, il monaco tedesco aveva ragione in qualche maniera, perché la Chiesa cattolica si era impostata in situazioni poco chiare, poco religiose e poco, come dice, morali, per cui la religione di Martin Lutero logicamente dava fastidio. Allora addirittura ci sono state accuse tremende, però oggi si dice che forse l'errore che ha fatto Martin Lutero è stato quella di uscire e non di combattere all'interno. Ma consideriamo che a quell'epoca c'era ancora la Sacra Inquisizione, per cui era difficile lottare all'interno. E quindi la stessa storia Galileo Galilei, se la Bibbia diceva fermati sole, significava che il sole girava, per cui Galileo era un eretico, non è stato chiamato anticristo, è stato chiamato eretico. Adesso è sufficiente l'eresia per essere un anticristo? Cos'è che effettivamente cosa sono effettivamente questi falsi profeti che ci portano delle novità, che ci portano novità così strane, che ci portano delle situazioni, delle idee che portano scandalo, che portano divisione? Quali sono queste idee? E questo è il problema fondamentale. Allora, guardandomi attorno, durante le feste di Natale, e vedo che effettivamente la vicinanza a Cristo ce n'è poca, anzi è l'opposto. Quando noi abbiamo detto che bisognava amare, vediamo la copertura di questi falsi profeti è data dai grandi, da queste associazioni che si battono, che molto umanamente distribuiscono cibo ai senza tetto, rivestono, insomma, quello che Francesco chiamava i minimi, sono in qualche maniera accuditi da queste buone opere, da questi uomini di buona volontà. Questo è vero, ma questo non copre assolutamente una situazione di falsità, di ipocrisie,
che vanno al di là della religione, e per cui i falsi profeti ce li abbiamo attorno a noi, ce li abbiamo in coloro che pensano che il massimo godimento di queste feste sia il cibo, che sia la tavola, che il massimo godimento sia la bella casa, i belli vestiti, coloro che credono che essere cristiani significa andare a messa con la pelliccia nuova e tutte queste altre cose. Ti posso chiedere se un falso profeta può essere considerata la tecnologia? Guarda, io credo, io faccio una considerazione. Partiamo da una situazione di fatto. Noi viviamo contornati all'interno della Chiesa Cattolica, dopo chi più e chi meno è frequenta la Chiesa. Però fatto sì è che la nostra educazione nasce dalla Chiesa Cattolica. La nostra storia è permeata dalla Chiesa Cattolica, dal cattolicesimo. Ora mi sono andato a trovare sul catechismo della Chiesa Cattolica e praticamente ho trovato questo, che all'articolo, lo leggo, 2284, è scritto così: lo scandalo, quando parla di scandalo, è l'atteggiamento o il comportamento che induce altri a compiere il male. Chi scandalizza si fa tentatore del suo prossimo, attenta alla virtù e alla rettitudine, può trascinare il proprio fratello alla morte spirituale. Già qui si parla di morte spirituale, quindi è grave lo scandalo. E poi continua all'articolo 2286. Lo scandalo può essere provocato dalla legge o dalle istituzioni, dalla moda o dall'opinione pubblica. Lo scandalo, seguita, è grave quando a provocarlo sono coloro che, per natura o per funzione, sono tenuti ad insegnare, a educare gli altri. Gesù lo rimprovera agli scribi e ai farisei e li paragona ai lupi rapaci in veste di pecora. Allora, se noi andiamo a vedere Matteo, quando parlava appunto, quando fa queste affermazioni, perché il catechismo si rifà al Vangelo e sul Vangelo c'è questo passo, e il passo dice in questa maniera, dice così: guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecora, ma dentro sono lupi rapaci. Se noi mettiamo in considerazione, mettiamo in rapporto questa affermazione di Cristo a quello che abbiamo attorno a noi, noi abbiamo tanti lupi rapaci, noi abbiamo tantissimi lupi rapaci che sembrano vestiti da pecora, che ci portano benessere. E la scienza e la tecnologia è uno di questi. La tecnologia ci dice che noi siamo felici quando possiamo avere attorno a noi una tecnologia tale che ci procura non solo benessere, ma ci procura felicità e ci procura la possibilità di lavorare meno. Bugia, lo abbiamo visto. Questa è stata una delle più grosse bugie che abbiamo visto in questi ultimi tempi. È notizia di oggi che un giudice francese sta facendo una causa contro l'Apple, perché l'Apple praticamente fa in modo che i cellulari non funzionino più bene proprio nel momento in cui l'Apple presenta modelli nuovi. Che significa questo? Significa che la tecnologia è praticamente una schiavitù. Io non te lo faccio funzionare per un certo periodo, proprio nel periodo in cui arrivano i modelli nuovi, in modo che tu possa comprare. Quindi la tecnologia non serve all'uomo, la tecnologia serve agli altri o ai pochi per vendere. Alla grande impresa, esatto. Quindi,
Sì, scusa che mi hai fatto venire in mente una cosa. Giustamente, io mi ricordo che ancora già dagli anni 50 la Shell, che non è soltanto una grandissima multinazionale dell'energia, del petrolio, ma anche una grandissima azienda produttrice di fertilizzanti e di tutte quelle cose che servono nell'ambito dell'agricoltura, diceva che con i fertilizzanti si sarebbe risolto il problema della fame nel mondo. E oggi, questo lo diceva negli anni 50, e oggi vediamo che la fame nel mondo è aumentata in modo esponenziale rispetto a quel periodo. E la terra non produce più come produceva 50 anni fa. Esatto. Perché quei fertilizzanti sono diventati, in un primo momento, cioè, siccome hanno considerato la terra come una industria in cui basta aumentare i movimenti della macchina o degli operai e io produco di più. La terra non è un'industria, la terra è una cosa viva, una cosa che è viva e che lavora nei ritmi della vita, e di conseguenza, dandogli questi fertilizzanti, gli hanno dato come se fosse una droga. La terra ha prodotto tanto, ora non sta producendo più come produceva 50 anni fa. Questa è la verità. Quindi la tecnologia non è la tecnologia rappresenta proprio un falso profeta. Vorrei portare un altro esempio, se tu permetti. È stato pubblicato alla fine dell'anno che c'era un certo chirurgo che si chiamava Cannavaro, mi pare, che per la prima volta voleva impiantare una testa ad un uomo che aveva un grave affetto da una grave patologia genetica, era sulla carrozzina praticamente, non si muoveva, ragionava solo, non, il corpo come se non ce l'avesse. Ora, la tecnologia è arrivata al punto di dire: prendiamo questa testa e la innestiamo su un corpo nuovo. Voi vi immaginate questa, che sembra qualcuno che dà la vita, che produce una vita nuova, quanta bestialità ci sia su questo? Cioè, nel senso, io posso vivere anche 2000 anni. Perché? Perché la mia testa continua a funzionare, il mio cervello funziona. È il corpo che invecchia, è il corpo che muore, e la testa continua a funzionare. Quindi ogni volta che mi serve, io mi taglio la testa e la rimetto su un corpo nuovo. Non è questo forse un anticristo? Non è questo forse mettersi a posto di Dio? Invece di scoprire da dove vengono le malattie, non la cura delle malattie, da dove vengono le malattie, che cosa è che produce le malattie, noi andiamo ad allungare la vita, anziché di procurare una vita migliore, più felice. Questo ecco, scusa Flavio, sì, noi non vorremmo dare l'impressione a chi ci ascolta che riteniamo che la tecnologia sia un qualche cosa di negativo. Ma vorrei che tu facessi una riflessione su quello che dico adesso. Ma noi riteniamo che la tecnologia deve essere al servizio di quella parte dell'uomo che oggi è dimenticata, che è quella più importante, cioè la parte spirituale. Io credo che io non abbia dato il senso che la tecnologia è qualcosa di male. La tecnologia serve all'uomo, la tecnologia è a servizio dell'uomo per evolverlo. Allora, se io per evolvermi ho bisogno di un macchinario, faccio un esempio madornale, è enorme, io invece di rompermi la schiena a mietere il grano, invento una macchina che mi miete il grano, ho guadagnato tempo e ho guadagnato denaro, chiaro? Certo. Ora, il problema non è tanto sulla tecnologia,
Il problema è come viene usata la tecnologia. La tecnologia, se venisse usata per il bene dell'uomo, è buona. Ma quanto bene dell'uomo abbiamo accumulato con l'avanzamento della tecnologia e della scienza? E questo è il problema che cui noi dobbiamo riflettere. Noi abbiamo un corpo che dura sì e no 70, 80, 100 anni, no? E poi lo dobbiamo buttare via. E abbiamo uno spirito, se ci crediamo e se siamo cristiani, che è eterno, al quale noi non dedichiamo neanche l'1% delle nostre risorse finanziarie, le nostre risorse materiali, finanziarie e spirituali. Non dedichiamo niente, dedichiamo tutto al corpo. Ora, secondo voi, è tecnologia che io mi devo fare tette migliori così sembro più giovane? È tecnologia che mi devo rifare tutto il corpo perché così sono più giovane? Ma tanto devo morire. Il problema è devo morire. Se per tecnologia è una soluzione al mio benessere fisico e solamente fisico, si arriva a un edonismo, non a un benessere, un edonismo puro e semplice. Per cui a volte dobbiamo anche guardarci dentro e vedere effettivamente se la tecnologia è bene o è male. Noi abbiamo visto le soluzioni, ci avevano detto che con le nuove tecnologie il mondo sarebbe cambiato, avremmo avuto benessere, non ci sarebbero avute guerre. Ci hanno preso in giro. Ci hanno preso in giro i falsi profeti. Questi sono falsi profeti. La bomba atomica è bene o è male? La bomba atomica è bene o è male? Sì, ma l'atomica è bene perché sai con le radioattività. Sì, certo, si dice che serve fatto come deterrente, no? Sì, ma no, cioè, sì, a volte si dice, si confonde l'uso tecnologico dell'atomica, l'uso tecnologico delle radiazioni, dice perché quelle servono per fare i raggi, per vedere il corpo umano, per fare addirittura alcune malattie si possono curare, eccetera, eccetera, ma non c'entra niente con la bomba atomica. L'atomica è il male assoluto. L'atomica, non posso dire che l'atomica è bene perché io ho l'atomica e nessuno mi dà più fastidio, ma anche l'altro che mi dà fastidio se fa l'atomica. È stata una corsa all'armamenti atomico, perché abbiamo detto che l'atomica era un deterrente affinché nessuno potesse fare la guerra. Perché è una cosa brutta. Se è un deterrente significa che è brutto, se è un deterrente significa che è mostruoso. Allora usiamo i deterrenti per non fare la guerra? Comunque la guerra ci sta ancora, non è che è sparita la guerra. La guerra esiste e continua a esistere. Perché? Perché non mettiamo in pratica o al centro la vera soluzione, che è quello che è il vero falso profeta. Dice ancora il Vangelo che il falso profeta, oltre a ingannare, oltre a fare del male, questi grandi profeti fanno dei grandi portelli e grandi miracoli, dice il Vangelo, e rivediamo i miracoli. La tecnologia è un miracolo, ma porta il benessere? Quale benessere porta? Riflettiamoci. Oltre ad essere persone che fanno miracoli e portenti, fanno un'altra cosa: ci levano dalla testa che Cristo è il nostro Salvatore. Lo dice lo stesso il Vangelo, dice anche questo, dice che in una lettera di Pietro dice che praticamente il falso profeta è così pernicioso che ci fa rinnegare il Signore stesso, quindi rinnegare colui che ci ha dato la salvezza.
colui allora, che Flavio, si ha promesso un nuovo regno, una nuova terra. Attento che adesso abbiamo ancora un paio di minuti. Allora, se la scienza moderna, la tecnologia, le grandi scoperte, l'atomica, la capacità di costruire in Arabia Saudita, riusciamo a fare i centri in cui c'è la neve e si può sciare nel deserto, eccetera, l'uomo ha queste grandi capacità, se tutte queste usate male sono dei falsi profeti, qual è il vero profeta? Qual è la strada per riconoscere? Qual è la cosa buona per l'uomo? La cosa buona per l'uomo è data da un connubio quasi perfetto tra i doni che Dio ci ha dato e l'apprezzamento attraverso il funzionamento. Io non posso considerare che l'uomo è intelligente se mette in commercio cose che sono nocive alla mia salute. Le sigarette sono nocive, perché me le metti in commercio? Quando spendo poi per sanità per coloro che si ammalano di cancro? Quindi è l'imbecillità umana che ci porta a questa situazione. Un'imbecillità umana che non ragiona, che non mette in pratica quello che effettivamente gli è stato dato dalla natura, se non crede in Dio, ma che gli è stato dato da questi doni del creatore. Perché continuare a fare, faccio un esempio, le case dentro i fossi, se poi arriva la prima alluvione se le porta via tutte? Cioè, ma questa è mettere al servizio l'intelligenza, al servizio del male, del benessere fisico, del soldo, del guadagno, della corruzione. Questo che noi stiamo facendo. Si cambia attraverso un'altra cosa invece. Si cambia attraverso il raziocinio, e una volta che tu hai ragionato sulla cosa che devi fare o che non devi fare, allora a quel punto tu puoi scegliere, quindi la libera scelta. Se faccio questo ho queste conseguenze, se faccio quest'altro ho quest'altre conseguenze, e conseguentemente io ho la fede su quello che mi è stato detto. Se qualcuno mi ha detto, guarda che se vai avanti caschi dentro un dirupo, io che faccio con la mia intelligenza? Vedo che c'è il dirupo, faccio le mie considerazioni e dico è vero, quello mi ha detto la verità. Soltanto questo posso dire, perché bisognerebbe riprendere il Vangelo in mano, ristudiarselo e capire che effettivamente noi abbiamo una scienza dello spirito a portata di mano, ma non la conosciamo perché non ci è stata mai spiegata. Questa conoscenza dello spirito fa in modo che possiamo capire e conoscere dove e quando sono i falsi profeti. Solo questo. Allora, noi ti ringraziamo del tempo che ci hai dedicato, della riflessione che ci hai offerto. A chi ci ascolta, diciamo che iniziamo un 2018 con l'invito a tutti, all'uomo, all'essere uomo, a riprendere il filo di quella parte interiore che troppo spesso è inascoltata, ma che è la base della nostra vita. In armonia con la parte interiore, noi possiamo costruire veramente un mondo migliore, ma è inutile farci gli auguri per un 2018 migliore se non abbiamo la volontà di rimettere mani alle fondamenta sulle quali noi stiamo costruendo il nostro futuro. Abbiamo bisogno di riscoprire
la nostra anima, il nostro spirito, sapere che siamo esseri eterni, sapere che siamo dei viaggiatori nelle dimensioni, che abbiamo una responsabilità delle cose che tocchiamo. Bisogna rimetterci a lavorare seriamente con i fatti, con le opere, perché fino adesso la preghiera non ci ha cambiato niente. È 2000 anni che preghiamo e non è cambiato niente. Allora bisogna fare le cose concrete, le cose utili, le cose che durano nel tempo, le cose che non ci danno infelicità, le cose che ci danno salute, e tutto il resto è completamente inutile. Questo vuole da noi questa 2018, questo. Ti ringraziamo Flavio Ciuccani, e io con questo augurio ripasso la linea a Massimo Bonella. Arrivederci, grazie mille. Benissimo, comunque puoi rimanere in collegamento, carissimo Flavio, una vecchia conoscenza dai primi anni 90, le conferenze, quando si facevano le conferenze a Pisa presso l'università e in altre parti ancora. Ecco, all'epoca ricordo le prime interviste con Radio Treviso 103, l'emittente di Franco Garbin, che molto probabilmente da lassù ci starà ascoltando anche lui, perché stiamo portando avanti questo filone informativo. Un filone informativo che devo dire molto importante, molto interessante. Si parla tutto a favore della vita, per la tutela della vita. Ricordo ad esempio anche quando trattiamo gli argomenti sulla legalità, la promozione della legalità nelle scuole, quindi con Antimafia 2000, Terra Mater ad esempio. Ricordiamo anche un'altra associazione molto importante, la Funima International. Ecco, a tale proposito sarebbe interessante avere qui a Radio Science TV, e quindi con tutto il network delle emittenti d'Italia locale online anch'esse, un programma proprio specifico sull'attività di Funima, su quello che è stato fatto, quello che sta ancora oggi facendo e le prospettive in futuro. Ecco, anzi è un invito proprio che vorrei lanciare ai colleghi e agli amici di Funima International, che se vogliono intraprendere una esperienza con noi, un'esperienza mediatica di poter trattare un settimanale o un quindicinale sull'attività di Funima, ecco, siete naturalmente i benvenuti. Prima di chiudere, volevo dare solidarietà a nome di tutta RST, Radio Science TV di Treviso, con l'amico e collega alla regia centrale Rosario Moreno e naturalmente tutta Pianeta Oggi TV.net, la nostra testata, a una emittente terrestre di carattere locale di Gorizia, si chiama Telemare Gorizia TV, che da San Michele, dal Monte San Michele, copre tutta la provincia di Gorizia e parte della costa friulana. Adesso è successo che questa emittente non trasmette più, è stata oscurata. Questo, ora noi non vogliamo entrare nel merito, i motivi, eccetera, però sta di fatto che oggi, nel 2000, le emittenti locali italiane stanno scoppiando una dopo l'altra. Questo è gravissimo, questo dimostra tante cose ingiuste, tante cose che sarebbe veramente da prendere delle iniziative serie di contrasto, di protesta, ok, verso chi che ha in mano il potere. E nel frattempo i network, molti network, faccio riferimenti ben precisi a carattere nazionale, ok, radiofonici, stanno comprando tutte le frequenze, che poi sono quelle poche rimaste, perché lo ricordiamo, negli anni 80 qualcuno ha praticamente, uso questo termine, proprio fregato e distrutte le frequenze dell'emittenza radio-televisiva locale. Bene, oggi siamo di fronte a questo episodio, Telemare Gorizia TV spenta, oramai sono già diverse settimane, non si muove nessuno, questa è una vergogna e qui io lo vorrei proprio denunciare. Quello che sta accadendo a Gorizia, attualmente quell'emittente, per spiegare le motivazioni di questo oscuramento, è costretta a mandare un segnale sulla loro pagina Facebook. Allora, noi nel ripetere, nel ribadire che siamo vicini con
con la titolare, la responsabile, la signora Maria Ferlet, e vogliamo far presente, denunciare questa cosa e sottolinearla. Gorizia, la città di Gorizia e tutto il resto del territorio, oggi gli viene sottratta un'informazione libera e indipendente. Alle 19.45 chiudo qui Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. In studio Massimo Bonella, ringrazio Albiano Appi dell'Associazione Culturale del Sicomoro di Pordenone, un saluto ancora amichevole a Flavio Ciucani, spero Flavio di risentirti ancora qui nel nostro programma. Un grazie anche alla regia centrale Rosario Moreno per l'eventuale l'assistenza tecnica, eventualmente di supporto, Paolo Gavasso di Fontana Fredda. Gentili signore e signori, buon proseguimento con i nostri programmi di Radio Saiuz TV e Pianeta Oggi TV. Avete ascoltato Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, trasmissione condotta da Massimo Bonella e Alviano Appi. Ospite della serata Flavio Ciucani.